tutti, benvenuto popolo di Travel and Training. Vedo già pronti con i microfoni quasi accesi sia il grande direttore Claude Zammit Trevisan, eccoci qui, e il mega capo area centro-nord, diciamo per abbreviare, Stefano Noci di Alba Travel. Buongiorno a tutti e due, come state? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene, grazie. Tutto bene? Benissimo. Siete pronti per questa grande tour, questa passeggiata insieme ai nostri amici di Travel Open Training? Siamo pronti. Partiamo. Ok. Ti ringrazio. Inizio io. Ti ringrazio Massimo, anche delle parole. È sempre fantastico lavorare con voi. E ovviamente ringrazio gli agenti di viaggio che hanno deciso di passare con noi questa pausa pranzo per ascoltare ciò che vogliamo raccontare di Alba Travel e ciò che vogliamo raccontare di Malta. Allora, perché Alba Travel insieme a Malta? Noi da anni abbiamo un rapporto molto stretto con questa destinazione, con l'ente per il turismo di Malta. Facciamo numeri importanti, siamo riconosciuti come leader in Italia, leader sulla destinazione, e quindi la collaborazione è stretta e ci porta a fare queste iniziative e farne tante anche sul territorio insieme. Perché Alba Travel? Il perché di Alba Travel spero lo sappiate tutti e quindi spero di dirvi cose che già date per scontate. Siamo leader di tecnologia, siamo presenti sul mercato da anni, noi commercializziamo i nostri prodotti soltanto sulle agenzie di viaggio e lo facciamo attraverso la rete, attraverso il web, non abbiamo supporto cartaceo. Quindi la tecnologia è per noi fondamentale. Ma altrettanto importanti o altrettanto fondamentali sono le persone. Noi abbiamo uffici sul territorio in varie città italiane, abbiamo promoter che si muovono su tutto il territorio italiano per seguire le agenzie di viaggio. Vogliamo con le persone arrivare dove il web non può arrivare, dove la tecnologia non può arrivare. Quindi in qualche modo vogliamo unire il vecchio con il nuovo, cioè la tecnologia, ma il lavoro fatto vecchia maniera con la persona che vi aiuta e via di supporto. Qui è la piantina, potete vedere dove noi abbiamo uffici, sia in Italia sia all'estero. I nostri numeri sono passati anche durante il video, quindi non ve li rileggo, però siamo operatore di rilievo, come numeri, come fatturato e come numero di passeggeri mossi durante l'anno. E due parole per spiegarvi che cos'è VHL, perché certamente conoscete Alba Travel, perché ci avete visto, avete parlato con noi, siamo venuti. Ma VHL è un nome che avrete visto soltanto quando avete stampato i voucher per i vostri clienti. VHL è un'altra anima di Alba Travel, la stessa società, ma un gruppo di lavoro composto da colleghi che fanno contrattazione di prodotto, cioè sono i colleghi che comprano il prodotto dagli alberghi che poi noi come Alba Travel commercializziamo. Vi dico questo perché è importantissimo avere un rapporto diretto con le strutture. Il rapporto diretto ci permette di essere competitivi sul lato pricing, ma di essere molto veloci e rapidi per l'assistenza del cliente, assistenza in loco, post vendita o prevendita. Valutate che oltre 6.500 alberghi hanno con noi un contratto diretto e questo vuol dire circa il 30% del nostro prodotto è contrattualizzato direttamente. Quindi VHL è la parte di Alba Travel che fa acquisizione prodotto. Non parlo di alberghi, sapete cosa facciamo, lo do per scontato. Parlo di altri prodotti. Allora, prodotti che noi abbiamo cominciato a creare e a commercializzare da più o meno tempo, in base a quelli di cui stiamo parlando. Il Dynamic lo abbiamo in piattaforma da più di un anno, quasi 2 anni ormai. È la possibilità che vi diamo di abbinare tutta la nostra banca letti, tutta la nostra offerta alberghiera con tutti i voli IATA e alcuni voli low cost. Voi potete vendere un albergo abbinato a un volo, fare un unico file, e quindi fare un'unica pratica. Il vantaggio di questa situazione, certamente la convenienza, i nostri prezzi sono sempre molto aggressivi, che si tratti di solo albergo o che si tratti di albergo più volo. Il prezzo che vi esce con il dinamico ha un markup 12%, quindi è un prezzo lordo, commissione buona di utilizzo medio sul mercato. Molto semplice, con 3 clic arrivate a fare una vendita finita, compiuta.
lo potete personalizzare, andare dietro alle richieste del cliente, soddisfarlo totalmente, ma fondamentalmente la garanzia di Alba Travel. Noi sapete che siamo responsabili degli alberghi che vendiamo da sempre, con dinamica pacchettata, quindi dynamic, siamo responsabili anche della parte volato. Se il vettore ha un problema, siamo noi a subentrare per gestire quel cliente, per riportarvelo a casa, se c'è bisogno di riportarlo a casa. Disney, altra semi novità, perché ormai in portale da un paio d'anni, siamo uno dei tre distributori ufficiali di Disney. I nostri numeri stanno crescendo molto, diciamo che ci siamo messi in testa di diventare il numero uno, ci stiamo lavorando e speriamo di riuscirci in tempi anche abbastanza rapidi. Non vi presento il prodotto, sapete di cosa si tratta, non vi presento il pricing, è uguale per tutti, ma le differenze di prezzo finale vengono date dall'assenza di quote di iscrizione, che noi non abbiamo, dai markup che i nostri sono molto molto bassi rispetto ad altri, e dall'assicurazione che è molto leggera. Ricordatevi che col nostro portale, col Biz, riuscite a dare una quotazione di Disney in 3 click, quindi riuscite a dare un prezzo al cliente in maniera molto molto veloce. Tour e mini tour, ce l'abbiamo da 3-4 anni, ogni anno riusciamo a raddoppiare il fatturato di questi prodotti, una crescita esponenziale. Non è data dalle chiacchiere del promoter quando viene in agenzia, ma è data dai risultati che il cliente ha quando lo utilizza, quando lo vende. Io per cliente intendo l'agente di viaggio. Una selezione di DMC conosciuti sul mercato italiano, li proponiamo sulla piattaforma, tante destinazioni, tour garantiti in italiano, partenze garantite minimo 2, prezzi molto molto competitivi. Sono gli stessi prodotti che trovate sui cataloghi che avete esposto in agenzia, ma venduti con dinamica diversa e prezzo più aggressivo. Dovete vendere il volato piuttosto che le pre-nights. Parlando di volato, noi siamo anche consolidatore IATA, il nostro ufficio di Milano gestisce il nostro volato, abbiamo 3 GDS, siamo aperti 24 ore al giorno, il nostro ufficio di supporto, possiamo fare emissioni in ogni fascia d'orario e vi diamo assistenza cliente anche durante festivi, anche di notte. Nelle prossime settimane arriverà la nuova interfaccia voli sul sistema, che vi permetterà di vendere anche tutte le low cost, adesso soltanto alcune. La vendita dei biglietti ferroviari, anche questo è uno dei prodotti che facciamo ormai da tempo, sia Italo sia Trenitalia presenti sul nostro portale, ovviamente tutte le tratte e tutte le tariffe vendibili, quindi totale offerta al cliente. Ricordatevi che quando fate un'interrogazione treni, il nostro portale su un'unica pagina vi propone entrambi i vettori, quindi siete in grado di fare un paragone di prezzo e di orario in tempo reale, senza dover saltare tra due piattaforme. Cerco di andare veloce, non voglio sottrarre tempo a Malta. Il mare di Alba Travel, sappiamo che non siamo uno specialista, ci pensate molto di più, pensate a noi molto di più quando fate le città, Parigi, Londra, piuttosto che Roma. Siamo anche presenti però come prodotto mare. Quest'anno abbiamo 2300 proposte di questo prodotto, quindi vista la stagione, visto il periodo, i clienti stanno arrivando adesso in agenzia in stagione come sempre. Valutateci, massima flessibilità, se la struttura non impone un giorno prefissato per l'ingresso in struttura, non siamo noi a imporlo, il cliente può entrare qualsiasi giorno della settimana. Ovviamente anche in questo caso nessuna quota di iscrizione per la vendita dei nostri prodotti. Wow Summer Edition, il banner Wow ce lo siamo inventato da un po' di tempo per trasmettervi le nostre offerte. Sul banner Wow trovate una selezione di città e una selezione di alberghi top seller proposti a prezzi estremamente competitivi. Mediamente per ogni città proponiamo soltanto 5 alberghi, sono i nostri top seller, sono i nostri migliori prezzi. In questo periodo dell'anno ovviamente anche un Wow Summer Edition per vendere quello che è prodotto di stagione. Transfer, abbiamo migliorato l'interfaccia da qualche settimana, l'interfaccia del sistema. Valutate la vendita di transfer con noi per tante situazioni, non soltanto per il business travel. Per un nucleo familiare esteso il transfer su alcune città può costare meno rispetto a il treno aeroportuale piuttosto che gli shuttle, e certamente se anche costa uguale è un servizio totalmente diverso, prende il cliente in aeroporto e lo porta fino davanti all'albergo. Crociere, abbiamo voluto mettere un piede anche in questo tipo di lavoro, commercializziamo tutti i croceristi ad eccezione di Costa, da alcune settimane anche MSC per chi vorrà farla con noi, tutti i croceristi marittimi e alcuni croceristi fluviali. La vendita delle crociere fluviali è un prodotto estremamente di nicchia, molto utilizzato da gruppi, quindi se avete queste realtà chiamateci, ne parliamo insieme e faremo il possibile per darvi soluzioni competitive. Per quanto riguarda le crociere non c'è differenza di prezzo se l'acquisto è fatto con noi o con la compagnia stessa. Il vantaggio di farlo con Alba Travel è l'utilizzo del sistema che con pochissimi passaggi vi permette di avere un prezzo e eventualmente di andare in prenotazione.
Che cosa c'è di nuovo? Non vi leggo tutto quello che vedete sullo schermo, vi chiedo soltanto di stare collegati con noi, perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi faremo una fase, abbiamo iniziato una fase di rinnovo della piattaforma, andremo via via a migliorarla, a renderla più performante, più adatte alle situazioni attuali, alla necessità di velocità che voi ci chiedete, quindi stiamo lavorando per renderla sempre più adatta alle vostre esigenze, al vostro quotidiano. Quindi non faccio elenchi, seguiteci quotidianamente e tutte le settimane troverete qualcosa di nuovo. Arriviamo finalmente al Malta, visto che siamo qui per parlare di Malta. Allora, la nostra offerta adesso sull'isola è di ben 356 alberghi, quindi veramente un numero importante. 60 dei quali sono contrattualizzati direttamente da noi, il discorso che facevo prima, quindi pricing competitivo e contatto diretto con la struttura, quindi possibilità di dialogare con loro. Non soltanto alberghi, valutate anche servizi accessori, quindi il volo, piuttosto che il noleggio auto, piuttosto che i trasferimenti e così via. Il cliente non compra solo l'albergo, compra un viaggio costruito, quindi valutate il tutto. Un esempio di monografia: in questo momento, se fate l'accesso sulla piattaforma, vedete che tutta la home page è dedicata a Malta, non perché c'era webinar, ma perché in questi giorni abbiamo lanciato una monografia sulla destinazione. Le monografie sono un nostro modo per dialogare con voi e per spingere una destinazione. Quando facciamo una monografia cerchiamo di attirare la vostra attenzione su, in questo caso, su Malta. Lo facciamo con una serie di informazioni e ovviamente lo facciamo con pricing dedicato, interessante e aggressivo, perché dobbiamo essere aggressivi. In questo caso la pagina della monografia, vi faccio vedere, vi dà un esempio di volo più albergo, quindi la dinamica pacchettata, come vi dicevo prima, ma ovviamente non parliamo solo di quello, parliamo anche di solo alberghi. Vedete, in questo caso abbiamo prezzi che partono da 26 euro, quindi è un prezzo che non si commenta, veramente, veramente interessante. E poi la monografia vi porta a una serie di informazioni su trasferimenti, noleggio auto, voli, tour ed escursioni. Tutte quelle cose che vi servono per vendere bene, per condire la vendita al cliente. Sempre esempio della monografia, in alto la testata, poi una mappa interattiva che vi permette di scoprire la destinazione e farla scoprire al cliente se volete fargli vedere il menu, una locandina che può essere stampata e messa esposta in vetrina per quanto riguarda, e una serie di esempi con prezzi di pacchetti dinamici. Questa è la locandina adesso presente sulla monografia di Malta, vedete che è curata, è fatta molto bene, a volte nelle vetrine si vede cose ben peggiori, insomma valutate, è uno strumento di vendita che mettiamo a vostra disposizione. Sempre monografia, sempre Malta, chiaramente una serie di informazioni sulle singole destinazioni, in modo da poter proporre al cliente tutto quello che è vendibile in questa stagione su Malta. E poi, come vi dicevo prima, trasferimenti, itinerari nel mondo, voli, noleggio auto e così via. Itinerari perché anche questa destinazione non è di solo mare, quindi il cliente può scegliere di comprare un tour su Malta e di muoversi in libertà, diciamo. Sempre la monografia, vi parlo di Malta, ma le monografie sono strutturate così per ogni destinazione, quindi in maniera ciclica nell'anno vi proponiamo quella che è la destinazione più adatta al periodo. La monografia riporta delle pillole, dei piccoli video che possono servirvi per convincere il cliente e vi riporta una serie di informazioni circa gli eventi che ci sono nelle settimane a seguire rispetto a quella nostra, alla nostra pubblicazione. E esempio appunto di tour e mini tour, dei tour su Malta, quindi 4 giorni se il cliente vuole muoversi, una settimana se vuole muoversi per tutto il suo stay, quindi veramente la possibilità di vendere la destinazione in tanti modi e venderla tramite Alba Travel, cioè non ci vogliamo più limitare al solo albergo, vogliamo arrivare su una tipologia di vendita molto più complessa e molto più costruita, e ci siamo già arrivati su tante realtà. Per concludere, poi lascio la parola ai colleghi, se no gli schiaccio il loro intervento, OTA preferita anche per il 2018, non posso che ringraziarvi, sapete che è un evento che ormai da alcuni anni si fa, che unisce tutto il turismo, sono le agenzie a votare i loro partner preferiti, siete stati voi a votarci, anche quest'anno Alba Travel è stata riconosciuta come la miglior OTA per quanto riguarda il servizio, preferita dagli agenti di viaggio, quindi non posso che ringraziarvi. E lascio la parola a Claude che vi parlerà meglio di me della destinazione. Perfetto, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto te, Massimo. Ringrazio anche Stefano. E penso che siamo pronti per
partire. Bene, allora ringrazio anche tutte le agenzie che stanno con noi, che sono con noi adesso, e proprio partiamo per questa carrellata di immagini che cercherò di spiegare proprio in questi 25 minuti che abbiamo insieme. Ecco, allora partiamo con dettagli basici di Malta. È un arcipelago, si tratta di tre isole. L'isola principale che è Malta, dove infatti si trova l'unico aeroporto di Malta, seguita dall'isola sorella che si chiama Gozo, che si trova un po' più a nord di Malta, e poi tra di loro abbiamo anche una terza isola che si chiama Comino. Sono tre isole molto diverse l'una dall'altra, malgrado il fatto che siamo molto vicini. Collegamenti aerei li vedete alla vostra destra nella mia slide, tantissimi collegamenti aerei, proprio collegamenti diretti soprattutto con la nostra compagnia aerea Air Malta, in più Ryanair con servizi anche tutto l'anno, e anche durante l'estate abbiamo EasyJet, così come tutto l'anno naturalmente anche all'Italia. Quindi molto semplice raggiungere l'isola, raggiungere Malta attraverso tantissimi voli da più di 15 aeroporti in tutta Italia. Ecco, comincio con fare giusto dire qualcosa sulle spiagge a Malta. Malta in realtà dispone di tantissimi posti di bellezza naturale, fantastica, soprattutto la parte a nord dell'isola di Malta, dove abbiamo ben 15 spiagge di sabbia, piccole spiagge, piccole insenature, un po' come questa che vedete qui, ma comunque ci sono, non solo ci sono, ma sono anche bandiera blu, hanno anche lo status di bandiera blu. Infatti 12 spiagge sono state riconosciute bandiera blu quest'anno, e questo ci dà al cliente, soprattutto dà la sicurezza di trovare una spiaggia attrezzata, pulita, con acqua limpida e molto 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 pulita, e con tutti i servizi che uno può aspettare da una spiaggia bandiera blu. Altre spiagge che abbiamo a Malta sono di natura rocciosa. Infatti la costa al centro dell'isola, ma anche a sud dell'isola di Malta, è una costa rocciosa. Sono spiagge anche qui molto belle, attrezzate sempre, un po' come questa che vedete nell'immagine. Infine, faccio questa parentesi sulle spiagge perché insomma siamo veramente alle porte dell'estate, quindi Comino, l'isola di Comino è sicuramente il mare più bello che abbiamo. Comino è facilmente raggiungibile sia da Malta che da Gozo, stiamo parlando di massimo 20 minuti di traghetto da Malta, 10 minuti da Gozo, e lì troverete questo mare assolutamente splendido, un mare della Laguna Blu, si chiama il Blue Lagoon. Però oltre il Blue Lagoon c'è anche il Crystal Lagoon, che è una spiaggia meno affollata ed è altrettanto bella. In più c'è una terza spiaggia sull'isola di Comino che si chiama la Baia di Santa Maria, questa offre una spiaggia sabbiosa. Sicuramente il punto forte di Malta, oltre alle spiagge, oltre al mare che abbiamo, è la nostra storia. Abbiamo più di 7.000 anni di storia, è un tuffo veramente nel passato. Ci sono questi templi megalitici che si trovano sia sull'isola di Malta che sull'isola di Gozo, che sono veramente fantastiche da visitare, è un'esperienza unica. Tutti i templi megalitici dispongono anche di un visitor center, con servizi quindi aggiuntivi, un visitor center, un souvenir shop e tutto quello che il turista proprio aspetta da un centro di accoglienza, proprio di visitor center di un monumento storico come quelli dei templi. E quindi questo è un plus in più, un qualcosa in più ai nostri turisti che vogliono abbinare quindi mare con cultura. La foto che vediamo, infatti, l'immagine che vediamo sono i templi di Hajar Inn che si trovano sull'isola di Malta. Abbiamo anche una bellissima città storica che si trova proprio al centro di Malta. Sto parlando della città di Mdina. È la vecchia città, la città prima della costruzione di Valletta, che è la capitale, e questo è il punto più alto dell'isola.
È bella perché è una città medievale, è una città dove non ci sono macchine, tranne le macchine dei residenti, che sono solo 300 su in questo borgo medievale, ed è bella anche perché qui la temperatura dell'isola, soprattutto d'estate, è più gradevole. Stiamo parlando di 2 o 3 gradi sempre di meno, proprio perché siamo sul punto più alto dell'isola e quindi il punto anche più variegato, più ventoso. Andiamo più verso l'apicentro di Malta, quindi il porto, il Grand Harbour. E qui stiamo parlando di proprio la zona delle tre città, le cosiddette tre città di Birgu, Cospicua e Senglea, che si trovano proprio di fronte a Valletta, che è la capitale. Tutta questa parte di Malta è la parte più popolata, è la parte più abitata dell'isola, ma è anche la parte più storica, perché qui stiamo parlando di Birgu, in questo caso è la prima città marittima di Malta. Vedete Birgu qui, poi in fondo vedete la penisola di Valletta, e Valletta quest'anno è in piena festa, in piene festività, perché stiamo celebrando appunto Valletta Capitale Europea della Cultura 2018. È un laboratorio culturale, possiamo dire, è un museo a cielo aperto. Abbiamo tantissimi musei a Valletta, quasi tutte le vie di Valletta sono anche pedonali, e quindi questo aumenta anche l'esperienza del turista, del visitatore in questa città. È una città viva sia di giorno che di notte. In realtà, torno indietro, la città è molto animata anche la sera, ci sono tantissimi eventi che poi farò accenno più tardi agli eventi che fanno parte del calendario di eventi di Valletta 2018. Verso sud, invece, vi ricordo che l'isola è molto raccolta, molto piccola, stiamo parlando di 25 km per 15 km, quindi le distanze sono ridotte. Da Valletta al sud di Malta, in questo caso a Marsaxlokk, al porto di Marsaxlokk, stiamo parlando di 20 minuti massimo di autobus oppure di macchina, e qui troviamo un altro mondo ancora molto diverso. Qui siamo proprio nel porto di pesca di Malta, dove troverete questi luzzu che un po' danno l'identità di Malta, con questi colori che potete anche ritrovare sul nostro logo, no? Quindi il giallo, il blu, il rosso, il verde sono questi colori che rappresentano un po' i colori dell'isola. Invece, a nord, proprio alla punta più a nord dell'isola, si può prendere il traghetto e da lì si può andare all'isola di Gozo. La traversata tra Malta e Gozo è semplicissima, infatti il traghetto opera ogni 35 minuti, c'è un traghetto, uno va, l'altro viene. La durata è di 25 minuti, quindi una durata molto molto breve. Si può anche andare sia come passeggero sia in macchina, si può in realtà salire in macchina direttamente sul traghetto. Non si paga all'andata, questo è interessante, si paga solo al ritorno, quindi il collegamento è facilissimo. Non bisogna prenotare perché, visto che c'è una frequenza di traghetti molto, molto estremamente frequente, ogni 35 minuti, come vi ho detto, allora è molto facile andare lì direttamente senza alcun bisogno di prenotazione. Gozo è un'isola totalmente diversa, molto più tranquilla, molto più rurale, una popolazione di 35.000 abitanti rispetto ai 400 e passa mila abitanti a Malta, poche macchine ed un paesaggio assolutamente molto molto bello. Qui vediamo le saline di Gozo. Il sale è uno dei prodotti ancora diciamo lavorate sull'isola di Gozo, una delle attività artigianali ancora vivi sull'isola di Gozo. È l'isola del benessere, dove rigenerare il corpo è possibile. Infatti ci sono due alberghi 5 stelle a Gozo, il Kempinski San Laurens e il Tacench, e entrambi offrono servizi di facilità spa.
In più una parola anche sulla cucina, sull'enogastronomia che troviamo sull'isola. Si mangia tipicamente mediterraneo a Malta, siamo al centro del Mediterraneo e quindi gli ingredienti del Mediterraneo non mancano. Abbiamo il formaggio di capra, abbiamo un ottimo pane, molto simile anche al pane che si mangia qui in Italia. Abbiamo una cucina anche un po' influenzata dalla cucina italiana, soprattutto dalla cucina siciliana. Il pomodoro è molto buono, le erbe aromatiche, la conserva, eccetera, quindi tanti ingredienti proprio del Mediterraneo. Questo è importante perché sappiamo che il turista italiano soprattutto ama mangiare bene quando è all'estero e ama trovare anche ristoranti dove si mangia un po' all'italiano, no? E questo Malta lo offre. Però Malta non è solo mare, non è solo cultura, ma in realtà si possono praticare tantissimi sport a Malta. Basta dire che siamo circondati da questo mare, quindi il mare per noi maltesi è un po' un'estensione della terra, quindi ogni tipo di sport acquatico si può praticare sull'isola, dalla vela al jet ski, al nuoto naturalmente, ma anche e soprattutto alle immersioni. L'isola di Gozo in particolare è veramente possiamo dire, una palestra all'aria aperta. Qui vediamo le possibilità di arrampicata, di rock climbing che si possono fare. Altri tipi di sport, il diving naturalmente, per vari motivi. Il primo è l'acqua che è molto limpida, abbiamo una visibilità sott'acqua di più di 20 metri, ma anche il numero di relitti che ci sono. Abbiamo tantissimi relitti. Che sono relitti dalla prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, in più ogni 3 anni il governo maltese anche cerca di proprio creare dei nuovi spot per il diving, affondando anche delle vecchie barche che non servono più, puliendoli prima e poi li affonda per avere nuove attrazioni per chi ama questo sport. Studiare l'inglese. Malta è anche questo, come potete probabilmente sapete, l'isola era una colonia inglese fino al 1964 e quindi a Malta l'inglese è lingua ufficiale. Questo vuol dire che c'è una vera e propria industria dell'insegnamento dell'inglese, più di 40 scuole, tutte licenziate e certificate da noi, come Ministero del Turismo e anche dal Ministero della Pubblica Istruzione. Massimi livelli di apprendimento, di insegnamento, in più inglese per tutti, sia per i giovani, ma anche per i non più giovani, quindi anche un inglese per adulti, da corsi specializzati a corsi generalistici che si possono seguire in piena sicurezza a Malta. Tantissimi eventi, oggi proprio celebriamo, oggi è il 7 giugno, oggi è una festa pubblica a Malta e per celebrare questa festa abbiamo questo evento che è proprio stasera, il Pageant of the Seas, non è altro che una sfilata, non di moda, ma di barche d'epoca che faranno questa magnifica entrata nel nostro Grand Harbour, quindi con lo sfondo delle imponenti fortificazioni di Valletta. Sarà tutto, è tutto proprio, accadrà proprio stasera a Valletta. Ma tantissimi altri eventi, in realtà c'è un divertimento soprattutto durante i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre per i giovani, ma anche per gli adulti. Questa, per esempio, è una via di Valletta dove ci sono tantissimi wine bar, enoteche, ristoranti, posti proprio per divertirsi in piena tranquillità. Divertimento anche per le famiglie, abbiamo al nord di Malta, quindi vicino anche alle nostre spiagge di sabbia, ci sono anche posti come questo che vedete, che è il Popeye Village, il villaggio di Popeye, il villaggio di Braccio di Ferro, che era il set cinematografico del film negli anni 80, oggi è diventato proprio un parco giochi per bambini e famiglie. Location bellissimi che sono stati utilizzati durante parecchi film che sono stati girati a Malta, Troy per menzionare qualcuno, Gladiator,
Trono di Spade, tantissimi film che sono stati girati e oggi queste location sono naturalmente ricercati e trovati e quindi dai turisti che decidono proprio di visitare le nostre coste. Una destinazione anche che si presta benissimo per il MICE, per i Group Incentive, tantissimi location particolari, ben magnifici, soprattutto outdoor, come questa per esempio che è i giardini di Barracca a Valletta. Matrimoni, luna di miele, Malta, anche qui le proposte, le location. Proprio sono tantissimi le location che si possono utilizzare per matrimoni anche per l'LGBT, perché Malta è un paese molto aperto. 2 anni fa la legislazione è stata cambiata completamente, quindi oggi Malta, il matrimonio gay a Malta è anche legale. Questo ci permette anche di promuovere la nostra destinazione, proporre la nostra destinazione, noi ma anche voi come agenzie di viaggio, anche alle coppie dello stesso sesso. Strutture ricettive, abbiamo una vasta gamma di strutture ricettive che partono dal boutique hotel che si trovano soprattutto a Valletta, le tre città Endina, ma anche a alberghi più classici e quindi più vicino al mare, vicino alla costa. Sto parlando degli alberghi 4-5 stelle, soprattutto di St. Julian's, Sliema, Bugibba, St. Paul's Bay. In più a Gozo abbiamo un prodotto un po' diverso. Qui abbiamo un prodotto di farmhouse. Le farmhouse sono delle fattorie, quasi tutti con un cortile interno, tutti con la piscina, un prodotto molto particolare, molto ricercato, soprattutto dalla clientela italiana. Vi ricordo che si può anche abbinare, Malta con Gozo, per esempio, un 4 notti a Malta, 3 notti a Gozo, tranquillamente si può fare ed è anche raccomandata questa cosa. L'arcipelago si può esplorare in totale libertà, quindi Segway per esempio è una maniera per proprio andare, proprio avventurarsi verso l'isola, non solo la costa ma anche l'entroterra. In più, infine, 2 parole sulla nostra Malta, Destinazione Malta Academy, so che molti di voi la seguite. Che cos'è la Destinazione Malta Academy? L'anno scorso noi abbiamo deciso di proprio fare delle pillole di video, io stesso con la collega Maya, che voi sicuramente conoscete, oggi non sta con noi perché è giù a Malta per lavoro, accompagnando un gruppo. Abbiamo fatto delle pillole, proprio dei video, proprio pensate a voi come agenzie di viaggio che raccontano l'isola, raccontano come si può vendere al meglio. Ci sono 10 corsi che potete seguire su destinazionemalta.it, destinazione-malta.it. Seguendo ogni corso, che dura pochissimo, meno di 5 minuti, vi darà l'opportunità a fine del video, a fine corso, di seguire, di fare un test. Ogni test poi vi darà l'opportunità di passare anche al prossimo video, no? E quindi così facendo raggiungerete alla fine di 10 video proprio, il corso sarà completato e questo vi permetterà anche di stampare un attestato Malta Tourism Authority, quindi ufficiale da parte nostra, che poi potete tranquillamente esporre in agenzia. Questo Malta Academy è aggiornato regolarmente, lo facciamo noi in-house, quindi c'è anche un blog che vi aggiorna sulle novità, sugli eventi di Malta. E stiamo anche lavorando, vi posso annunciare, su nuove pillole, infatti Maya è a Malta in questo momento perché stanno girando proprio del nuovo materiale per la Malta Academy che speriamo di lanciare proprio a fine anno. Ecco, il Malta Academy vi dà anche la possibilità di vincere una Smart Box, quindi vi invito ad andare proprio su destinazione-malta.it e seguire proprio i nostri corsi. I corsi che sono anche composte di mappe interattive che vi danno anche la possibilità di capire meglio dove sono le principali attrazioni di Malta, i monumenti, le città più importanti, eccetera. Quindi da lì poi dirigere il vostro cliente verso anche
un hotel che è più vicino alle loro, ai loro interessi, no? Quindi tutto questo è online, è gratuito, è un servizio che noi offriamo. Tutte le brochure, anche le brochure di cui parlava prima il collega Stefano, tutto questo è facilmente anche trovabile sul nostro, su questo sito. Io vi ringrazio, vorrei lasciare un po' di tempo anche per le domande, più o meno abbiamo un quindicina di minuti per le domande e le risposte, saremo qui con voi per rispondervi in diretta. Se volete intanto partire con le domande. Certo. Stiamo aspettando, so che qual abbiamo Pietro e Maria Luisa che stanno digitando in questo momento, quindi qualche domanda tra pochissimo. Bene, la prima domanda di Pietro, che ci chiede in realtà che Malta è capitale della cultura del 2018, quanto sta influenzando sui numeri e arrivi a Malta? Sì, da gennaio Malta è Valletta proprio, è la capitale europea della cultura 2018, quindi questo dà alla nostra capitale una dimensione molto più europea. Da capitale di Malta passa a diventare una capitale europea. Questo vuol dire che ogni giorno, per 365 giorni, ci sono tantissimi eventi di altissimo livello, eventi di natura culturale, non solo a Valletta, ma un po' per tutta l'isola. I numeri a Malta quest'anno in realtà stanno aumentando, i primi 4-5 mesi dell'anno abbiamo un aumento più o meno del 10% rispetto all'anno scorso. Non sappiamo se questo è attribuibile a Valletta 2018 o meno, sicuramente è una destinazione che diventa più popolare sul mercato italiano, è una destinazione anche molto apprezzata dalla clientela italiana, è una destinazione apprezzata tutto l'anno, non è una destinazione che viene venduta e proposta solo d'estate, e quindi noi pensiamo che il calendario culturale Valletta, che diventa anche di moda, possiamo dire, no? Le nostre, anche il lavoro che è stato fatto, ma anche sul livello di prodotto, di offerta, questo sicuramente incide al fatto che Malta sta diventando più e più popolare. Maria Luisa ci chiede anche se il sito di Halsaflieni è attrezzato per sostare un'ora all'esterno. Il sito dell'ipogeo, immagino, no? Sì, allora, l'ipogeo di Halsaflieni è l'unico monumento a Malta, monumento storico a Malta, dove non tutti possono accedere facilmente, in quanto c'è un sito di Heritage Malta, heritagemalta.org, infatti, dove da lì poi si può fare una prenotazione online per visitare questo sito. L'ipogeo di Halsaflieni è un sito UNESCO, un sito molto delicato, è un sito che risale a 3000 anni avanti Cristo, e quindi c'è bisogno proprio di controllare il flusso di persone che accedono a questo sito. Se capisco bene la domanda, Maria Luisa mi chiede se il sito è attrezzato per sostare da un'ora all'esterno. In realtà il sito è molto vicino, fortunatamente, ad un altro sito UNESCO, dove non c'è però un controllo dei flussi. Quindi quando c'è un gruppo, di più di 10 persone, allora, quello che si fa è che questi primi 10 visitano il sito dopo aver registrato, comprato i biglietti, gli altri invece possono andare al sito vicino che si chiama I Templi di Tafshin,
Poi, finito il primo gruppo, si passa a far all'ingresso del secondo gruppo se si tratta sempre di un gruppo di più di 10 persone. Spero che ho risposto alla tua domanda, Maria Luisa. Angela ci chiede se possiamo ripetere il sito per la Academy. Assolutamente sì, infatti la digito. È destinazionemalta.it. Un attimo solo. Destinazione-malta.it. Bisogna registrare sul sito, ma la registrazione è semplicissima, 2 minuti e avete gli accessi per proprio navigare sul sito e partire con il video che abbiamo per voi. Claude, io sono pronto con il video se vogliamo recuperare 2 minuti. Va bene. Allora andiamo. Quando vuoi. Siamo in piena stagione, il periodo in cui ci arriva addosso tutto. Noi ci siamo come sempre un partner delle agenzie di viaggio. Quindi vi spingo a chiamarci, a telefonarci. Ovviamente vi spingo a consultare il nostro portale dove trovate tutto. A chiamarci, a consultarci, troverete certamente persone pronte a lavorare a vostro fianco per portare a casa i clienti, perché tanto comunque è scopo di tutti, riuscire a chiudere le vendite e farlo al meglio. Cos'altro aggiungo? Veramente io spero che tutti conosciate cosa stiamo facendo sul territorio e sul nostro portale. Lascio di nuovo a voi la parola, non credo di dover aggiungere altro per quanto mi riguarda. Sì, beh, noi pure siamo preparatissimi per quest'estate. Ovviamente l'estate per Malta rimane il periodo più importante in quanto riguarda le vendite. Abbiamo lavorato tantissimo, stiamo ancora lavorando moltissimo con voi, con Alba. Proprio la settimana prossima saremo insieme proprio sul territorio a Pescara, quindi continuiamo a lavorare, ad essere presenti con voi per proprio incontrare anche di persona le agenzie di viaggio.
I webinar servono perché non possiamo essere ovunque, fisicamente è impossibile, però cerchiamo di esserlo. In realtà siamo sempre in giro, tantissime agenzie, agenti ci conoscono, conoscono i nostri volti e sanno bene che noi siamo estremamente attivi sul mercato con partner, soprattutto con voi che rimanete il nostro tour operator numero 1. Vedo che la Sara ci chiede dove possono vedere gli eventi in programma per l'estate. Dipende cosa intendi, se eventi su Malta o eventi pubblicitari. Noi, anche noi siamo in giro sul territorio, quindi in base alla città dove sei ti arriveranno gli inviti in agenzia quando siamo presenti. Gli eventi, se parli di eventi su Malta, come detto prima, sulle nostre monografie c'è una serie di indicazioni di ciò che avviene e poi certamente con i colleghi. Sì, intanto sto scrivendo a Sara anche dei siti dove può accedere anche alla programmazione di eventi. Il primo sito è visitmalta.it, ripeto, visitmalta.it, questo è il sito ufficiale di Malta. Abbiamo anche un blog che è molto utile soprattutto per il consumatore, ma comunque anche per voi agenti, il blog di Malta.it, che è sempre aggiornato e lo aggiorniamo noi qui in house dal nostro ufficio a Roma, pienissimo di informazioni, eccetera. In più c'è anche un sito di Valletta 2018 e questo è, se non sbaglio sempre, però penso di essere corretto, valletta2018.org, valletta2018.org. Quindi questi tre siti sono i siti, diciamo, più importanti. Che danno tantissime informazioni su Malta, sugli eventi, sulla programmazione, sulle novità della destinazione. Volevo approfittarne per ringraziarvi di averci scelto, di aver scelto Travel Open Training, sia voi come operatori del settore, sia tutti gli agenti dei viaggi che sono oggi qui con noi. Diamo un appuntamento prossimamente per rivederci sicuramente con una destinazione tanto richiesta come Malta e un operatore importante come Alba Travel, che è pieno di gente, devo dire, sempre attenta sul campo, perché io ci lavoro da tanti anni insieme anche sui Travel Open Day e devo dire che sono sempre molto molto disponibili nei confronti degli agenti. Quindi da parte di Massimo Manchi un saluto e buon lavoro a tutti, ci vediamo prossimamente.